Benvenuti allo speciale di Mimosi Time dedicato a Marilyn Monroe. E qui con me c'è lei, la padrona di casa del programma, Katie Caraffa. Ciao Katie! Che presentazione, sembra quasi di essere a Hollywood. Beh, oggi parliamo di Marilyn Monroe, quindi Hollywood, Los Angeles, siamo sempre lì. Comunque, Certo. prima di parlare di Marilyn, vorrei con te parlare del tuo ultimo libro, Le donne acqua nel deserto, facendo il Sì. punto della situazione, delle presentazioni che stai facendo, diciamo, in giro per l'Italia. Dici sostanzialmente dove l'hai presentato e come ti sei trovato in questi posti. Allora, guarda, parto, vabbè, dalla presentazione, diciamo la prima, che è stata quella dell'8 marzo, quindi la giornata internazionale della donna, e da lì poi sono partite tutte le presentazioni, appunto in giro per l'Italia, fino ad arrivare in Sardegna ultimamente, passando per il Lago Maggiore, il Lago di Garda, Bergamo, Brescia, naturalmente poi Milano, che è comunque la mia città, dove poi i libri si possono trovare in varie librerie. Quindi diciamo che ho fatto libreria per libreria portando questo messaggio di, diciamo, contro la violenza sulle donne, che è comunque un argomento che purtroppo è all'ordine del giorno a tutt'oggi e viene sempre ripreso dalla cronaca italiana appunto come cronaca. Quindi diciamo che oggi dedichiamo questo speciale a un personaggio che è rimasto nella storia e a 50 anni dalla sua morte ancora se ne parla, ancora ne parliamo e quindi è anche lei in qualche modo stata vittima di violenza, no? In alcuni modi, poi ne parleremo. Quindi io diciamo che dedico questo libro alle donne che però sono riuscite a uscire dal tunnel della violenza perché sono tutte donne che mi hanno raccontato la loro storia, quindi sono donne che fortunatamente sono vive, vegete e sono riuscite quindi a uscire da questo tunnel soltanto con un grande coraggio. Lei purtroppo non ce l'ha fatta perché c'è ancora questa, diciamo, questa considerazione che forse sia stata uccisa, non si è uccisa. Bene, e adesso parliamo della protagonista della puntata di oggi, di Marilyn Monroe. Esatto. Cosa rappresenta per te e cosa può rappresentare per i giovani e le giovani d'oggi? Guarda, come ho accennato prima, una cosa abbastanza strana, non so, comunque se vuoi molto interessante anche da studiare, è il fatto che lei è stata trovata morta nel suo letto, nella sua casa di Los Angeles, nella notte del 5 agosto del 62, quindi effettivamente sono passati molti anni. E la sua icona, quindi la sua immagine, vive ancora, nel senso che la vediamo ancora sulle magliette, nei libri, quando vediamo un film, comunque lo vediamo sempre volentieri. Diciamo che il suo personaggio di donna molto fragile, no? Molto delicata, ma poi anche un simbolo del sesso, perché Marilyn Monroe ha proprio tirato fuori, diciamo così, la sessualità femminile nel cinema, e diciamo che è ancora molto molto attuale, infatti molte donne ancora si truccano come lei, hanno lei come riferimento nel mondo del cinema, però se in questo senso era un'icona del cinema, quindi molto molto forte dal punto di vista dell'immagine, nella vita privata purtroppo è stata una donna molto, molto fragile, molto debole, nel senso che già dall'inizio è partita male, nel senso che lei è stata sballottata da piccola, sin da piccola per vari orfanotrofi, è stata abbandonata dal padre, quindi non l'ha mai conosciuto, infatti il suo nome vero è Norma Jean Mortenson ed è nata appunto il 1 giugno del 26. È evidente che poi invece quando è diventato un grande personaggio ha dato l'idea però di essere una donna molto determinata perché per arrivare a quei livelli bisogna essere molto molto determinati e poi rimanere addirittura nella storia come la sesta attrice più importante nella storia di tutti i tempi, delle attrici appunto della storia del cinema. Bisogna appunto dire che lei è un personaggio molto forte tuttora. E da insegnare non so cosa abbia, ha però questo grandissimo carisma, questo fascino che dura nel tempo. E quindi, signore e signori, oggi a Mimosi Time parliamo semplicemente di lei,
dell'icona femminile intramontabile di Marilyn Monroe. Sigla. Partiamo da Los Angeles, dove il 1 giugno del 1926 nasce Norma Jean Motherson, ovvero la nostra Marilyn Monroe. Allora, ripercorriamo la sua biografia partendo dalla sua famiglia, infanzia e adolescenza. Come guarda, ho accennato prima, non è stata un'infanzia felicissima. La mamma poi molto più tardi verrà rinchiusa in un manicomio, perché appunto ai tempi poi la pazzia era considerata già pazzia, magari se una donna aveva semplicemente delle crisi depressive, quindi su questo non vorrei addentrarmi, però sicuramente lei anche il punto di vista del riferimento dei genitori non l'ha mai avuto. Quindi diciamo che il suo primo contratto cinematografico l'ha firmato nel 1926, quindi è esattamente a 20 anni dalla sua nascita. Ha iniziato con dei film, diciamo così, minori, anche se Giunga all'asfalto comunque è un film molto riconoscibile e conosciuto. Eva contro Eva è stato un altro dei suoi primi successi di pubblico, per poi arrivare invece ai grandi successi, quelli che sono stati Niagara e Gli uomini preferiscono le bionde, con anche altre attrici molto, molto famose. Però è stata consacrata con quello che è un successo internazionale, con Come sposare un milionario e poi Quando la moglie in vacanza, sicuramente Fermata d'autobus, ma quello che piace un po' a tutto il pubblico del mondo, anche piace alla critica, per cui ha vinto anche un Golden Globe come miglior attrice di commedia o film musicale, è stata Qualcuno piace caldo, quindi con la partecipazione, la grande interpretazione anche di Jack Lemmon e Tony Curtis, che facevano appunto la parte delle due musiciste, no? Entrate a far parte del gruppo di Marilyn, di questa orchestra femminile. Diciamo che è stato veramente un grande successo di pubblico, ma insomma con la regia di un grande regista si può arrivare a dei livelli molto alti. E Marilyn poi è stata un po' anche un po' tutto, al di là dell'attrice, lei è stata anche una cantante che però aveva questa voce molto particolare ed era, naturalmente dicevamo prima, un simbolo sexy, no? Molto sessuale. E le sue canzoni, insomma, diciamo più rappresentative possono essere My Heart Belongs to Daddy, che tra l'altro è stata scritta da Cole Porter, e poi quella famosa che sta nell'immaginario maschile, Bye Bye Baby, e Diamonds Are a Girl Best Friend. E tutte queste due canzoni sono state poi inserite, erano nel film appunto Gli uomini preferiscono le bionde. E I Wanna Be Love You invece a Qualcuno piace caldo. Però tornando al discorso appunto di Marilyn persona, di Marilyn donna, che rappresenta già un'icona di se stessa dal punto di vista sessuale, è quando fece questo intervento molto molto discusso, molto insomma diciamo così un po' imbarazzante, non certo per quello che rappresentava lei, ma per quello che ne pensavano di lei, quando cantò tanti auguri a John Fitzgerald Kennedy, che era allora presidente, no? Quindi gli cantò proprio Happy Birthday, Mrs. President. Questo è diventato veramente un'immagine, ancora adesso si ricorda benissimo questo filmato che ogni tanto fanno vedere quando si ricorda la morte di Marilyn. E quindi è un simbolo che ormai è fuori dal tempo, cioè
sarà sempre considerata effettivamente il vero sex symbol degli anni del cinema, diciamo così, americano, la commedia americana per eccellenza. E ancora adesso, dopo la sua morte, è veramente un'icona, non soltanto della cultura pop, ma proprio per quello che riguarda l'immaginario maschile. Diciamo che effettivamente si possono dire tante cose per quello che riguarda la sua carriera cinematografica, però quello che a tutti rimane impresso è quando Marilyn è morta, no? Quindi quando poi è stata scoperta quella fatidica notte, appunto tra il 4 e il 5 agosto del 62, e ancora adesso in molti credono che sia stata uccisa. Quindi diciamo che questa leggenda è una leggenda che durerà finché noi ne parleremo, finché ci saranno persone che ne parleranno. Conosciamo tutta quella che è la sua carriera cinematografica, ma è un personaggio ancora molto misterioso sotto altri punti di vista. Marilyn poi scriveva anche delle poesie bellissime, scriveva delle frasi, ha questo viso eccezionale che era talmente fotogenico che qualsiasi foto le facessero stava bene anche con un sacco di patate, con un'espressione strana. Cioè, effettivamente è un simbolo proprio della bellezza femminile. È vero che magari ha avuto qualche piccolo ritocco, perché è vero che l'immagine di Marilyn è stata piano piano negli anni ritoccata, perché nasce come insomma ventenne castana, no? Con magari anche con un mento un po' pronunciato, con un naso un po' patatina, e poi è stata una delle prime donne che tra l'altro ha usato la chirurgia estetica nel cinema, quindi diciamo che ha portato avanti tanti messaggi, anche il fatto di abbellire se stessa e di essere più felice anche dal punto di vista della propria fisicità. Quindi Marilyn insomma è tante cose, no? Tante cose per cui noi ne parliamo ancora adesso, perché in ogni caso rimane un simbolo per sempre sotto tantissimi punti di vista. Parliamo del suo nome d'arte. Come passa Norma a Marilyn Monroe? Diciamo che lei ha accettato, almeno così si dice, lei ha accettato il nome d'arte perché in quel momento appunto davano dei nomi d'arte. Lei alla fine vede appunto Norma Jean, che rappresenta tra l'altro il suo nome stesso, no? Era un omaggio a sua madre, perché comunque in ogni caso lei pensava di chiamarsi così, no? Perché poi c'era Norma, la mamma, e Jean era un omaggio a Jean Harlow, un altro sex symbol del cinema americano. Diciamo che in questo nome, Marilyn Monroe, tra l'altro lei lo sbagliava sempre all'inizio quando firmava Marilyn, perché, e ancora molti lo sbagliano adesso, scrivono Marilyn con la Y di Mary, invece la Y è dopo, in Lynn. Quindi quando cominciava a firmare anche questo il suo cognome, che gli avevano affibbiato quelli comunque della casa cinematografica, quasi quasi non era molto attaccata. Poi insomma sono delle conseguenze per cui vengono affibbiati questi da Hollywood questi cognomi, questi nomi, e poi vengono accettati dalle attrici. Lei di questo Marilyn Monroe ne ha fatto effettivamente un nome e cognome che si ricorderà per sempre, a sua insaputa all'inizio. Prima di passare del tuo secondo libro, Come Marilyn Monroe, da quando non c'è più, parliamo dei suoi ultimi anni, fino ad arrivare alla sua scomparsa avvenuta il 5 agosto del 1962, esattamente 53 anni fa. Esatto, 53 anni fa. Ma guarda, io come dicevo prima faccio parte di quelle persone, di quelle donne a questo punto, che non so per quale motivo, ma sono sempre stata attratta, diciamo così, da questo personaggio. Io ho questo input perché io sono nata in pratica quando lei è morta, quindi secondo me, secondo quello che io sento, ma l'ho sempre detto sin da piccola, ho ricevuto diciamo così un messaggio, non so, qualcosa, una forte energia già dalla pancia di mia mamma. E questo diciamo che lo sento molto, l'ho raccontato sempre anche appunto nel libro Come Marilyn da quando non c'è più, perché credo che esistano delle energie che vagano nell'universo. Io quel giorno sicuramente avrò preso qualcosa,
anche perché io poi ho studiato il caso Monroe, cioè appunto quando poi l'hanno scoperta, più avanti hanno scoperto che poteva essere stato un omicidio, non un suicidio, io proprio sono andata a vedermi le carte delle varie autopsie che sono state fatte negli anni, le carte sparite, insomma i suoi diari che non si trovano più, insomma poi questo mistero è stato anche nel corso degli anni molto amplificato, perché in effetti ci sono dei pezzi misteriosi da quando appunto dalla notte del 62. E io nel libro appunto che ho scritto però ho voluto mettere insieme, come dicevo prima, la precarietà nel mondo del lavoro delle donne, pensando però al valore, al merito, al femminile, partendo dalla figura di Marilyn Monroe, perché comunque, come inizio, Marilyn è un grande esempio di donna molto determinata, ma molto sfortunata dal punto di vista proprio della precarietà della sua figura femminile. Quindi è un concetto un po' complesso, però mi è piaciuto mettere insieme questo pezzo perché nasce proprio anche dalla mia nascita. Quindi diciamo che uno può avere la grande passione per i Rolling Stones, può avere la passione per i gruppi musicali degli anni 60, e io ho questa grande passione per Marilyn Monroe da una parte, che è già un'icona, e poi l'altra icona invece che rappresenta la parte della politica, che ad esempio è un'altra icona fondamentale, che è Ernesto Che Guevara, il comandante Ernesto Che Guevara, perché sono due figure che hanno dato comunque degli input di discussione. E quindi io credo che questo sia importante. Prima tu dicevi i giovani, no? Cosa possono prendere i giovani da queste icone? Possono prendere semplicemente, a parte la conoscenza di una storia importante che comunque rimane negli anni, però si possono attingere tante cose, i valori, pensare a quello che può succedere appunto a una star così internazionale che aveva tutto, che soldi, fama, successo, che però alla fine risultava una donna sola, perché le donne magari troppo belle e molto fragili dal punto di vista della psiche, anche della personalità, possono essere preda di forti depressioni, di paure, di angosce, perché comunque Marilyn Monroe, anche nelle cose che scriveva, rivelava molta angoscia. E quindi credo che questo sia un principio che mi ha portato a scrivere molto di lei e a studiare la sua figura. Io ti conosco molto bene, ci conosciamo da diversi anni e diciamo che ormai so, sì. so un po' tutto, e so che la tua canzone preferita di Marilyn Monroe è When I Fall in Love, giusto? È vero. Sì, ce ne vuoi cantare un pezzo a cappella? Un pezzettino di When I Fall in Love? No, un pezzettino. Ci provo, dai, perché è molto, sì, è molto bella. Tra l'altro questa canzone, tanto per dire dove è stata cantata nel film Niagara, ed è effettivamente una canzone che può rappresentare Marilyn. Ci provo, cioè semplicemente ti faccio due strofe, dai. Bene? Va bene. Vediamo se mi ricordo le parole, ci provo. Allora. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world, my diseases, love is ended before I began. And too many moonlight kisses seems to cool in the warmth of the sun. When I'm giving my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel the basta. Dai, se non mi fa emozionare. Non mi ricordavo le parole perché poi mi hai preso così, però dai. È sempre una canzone che mette un po' di brividi quando la ripenso, insomma. E dopo aver ascoltato la tua bellissima voce sulle note di When I Fall in Love, sì, parliamo del tuo secondo libro, Come Marilyn Monroe da quando non c'è più.
Allora, Sì. questo libro l'hai scritto prendendo spunto dalla disoccupazione giovanile e femminile e, come detto prima, dal precariato. Come è cambiata la Esatto. situazione dal 2012, anno in cui hai pubblicato e scritto il libro, ad oggi? Ah, guarda, io ho scritto quel libro pensando appunto ai 50 anni dalla morte di Marilyn, quindi ai miei 50 anni, perché come dicevo prima sono nata quando lei è morta, e quindi ho raccontato delle storie di donne appunto che a 50 anni si ritrovano senza lavoro, che si ritrovano appunto precarie. E precarie nella vita e precarie appunto nelle scelte anche di vita per il futuro. E devo dire che non è cambiato molto, anzi purtroppo con le nuove direttive, le norme che ci sono in questo paese rispetto al lavoro, le donne che siano cinquantenni, che siano ventenni, trovano sempre più difficoltà a trovare lavoro. Quindi la precarietà, diciamo così, che se è difficile per una ragazza di 20 anni, non trovare lavoro o perdere lavoro per una donna di 50 anni diventa veramente complicatissimo. Cioè, diciamo che a 50 anni si fa il cosiddetto giro di boa, no? Quindi si possono fare i cosiddetti bilanci della vita, no? Ma si può anche ricevere una conferma delle proprie esperienze, sia per quanto riguarda il valore, quindi la competenza, ma anche il merito che si è acquisito. Quindi se una donna a 50 anni perde il lavoro, effettivamente è una tragedia. Se una ragazza di 20 anni sta cercando lavoro disperatamente, perché purtroppo succede anche questo, però è all'inizio della vita. Quindi io avevo messo in considerazione questi due pezzi, no? La ricerca del lavoro e la perdita del lavoro, per questo la precarietà. E partendo proprio dai 50 anni dalla morte di Marilyn Monroe, perché appunto il famoso giro di boa che fa una donna a 50 anni è, diciamo che è molto importante per quanto riguarda appunto la precarietà dal punto di vista del lavoro, ma anche della vita privata. Tu nel preambolo del libro hai scritto "Dedicato a valori e alla meritocrazia femminile". Cosa Sì. volevi e vuoi intendere con queste parole? Quello che, sai, le donne quando devono dimostrare di essere brave, non è una leggenda che lo devono fare due volte di più di un uomo, perché è vero che le donne subiscono molte frustrazioni, molte discriminazioni nell'ambito del lavoro e molte volte quando sono più brave degli uomini vengono discriminate una seconda volta, appunto perché non devono superare i colleghi maschi, no? Quando fanno un certo tipo di lavoro. Lo vediamo nell'ambito dirigenziale, quando una donna arriva a fare il capo ufficio, raramente riesce però ad arrivare ad essere amministratore delegato di un'azienda, ce ne sono molto poche in Italia. E questo succede in tutti i lavori, succede in tutti gli ambiti, non soltanto nelle grosse aziende, succede effettivamente in molti tipi di lavori. È anche vero appunto che le donne però quando riescono a fare delle cose da sole, cioè a diventare imprenditori, quindi imprenditrici in questo caso, però dimostrano di essere molto brave. Io nel libro appunto Le donne acque nel deserto racconto la storia di una donna che è stata discriminata per quanto riguarda la richiesta di soldi, quindi per mettere su la sua azienda, doveva pagare un piccolo debito e non è riuscita a farsi dare un prestito dalla banca perché la banca non le dava fiducia. Non le dava fiducia semplicemente perché era donna, perché comunque la sua azienda stava andando bene, stava certo, stava partendo, quindi era nella fase dell'avvio, però poteva diventare una cosa importante. Solo che chissà perché alle donne vengono chieste più garanzie, cioè anche dare credito diventa più difficile per una donna. E questo succede purtroppo sui luoghi di lavoro. Se una donna arriva a certi livelli, le si chiede di più, ma molte volte non le viene dato assolutamente il merito. Quindi io ho voluto scrivere questo, cioè la mancanza di meritocrazia in questo paese è molto più forte sulle donne che sugli uomini. Sempre nel libro è scritto che spesso ritorni a pensare agli anni Ottanta, soprattutto per la tua gioventù, la tua e quella dei tuoi coetanei. E perciò ti chiedo, oggi, nel 2015, cosa significa per te la gioventù? Oh mamma mia, cioè io appunto dicevo prima che ho 50 anni, quindi
Quindi, no, io guardo, io ricordo, a parte che la gioventù alla fine è sempre bella, no? Diciamo che tutti ricordiamo dei momenti felici. Io assolutamente sono stata molto molto felice, sono una bella famiglia, ho passato veramente una bella gioventù perché poi ho potuto fare, ho fatto quello che volevo fare, cioè io ho sempre scritto, sono diventata fotoreporter, poi ho fatto veramente la freelance privilegiata, nel senso che la mia famiglia mi ha dato la possibilità di farlo, cioè io non ho avuto fortunatamente appunto per quello che mi riguarda delle imposizioni, no? Nell'ambito del lavoro. Tra l'altro io racconto anche in un altro libro scritto da un ex segretario della CGIL di Milano che mi aveva intervistato, che ha fatto un libro sulla mia storia, tra altre storie c'era anche la mia, dove appunto io dico che a 18 anni, appena uscita dalle superiori, mi avevano assunto quasi il mese dopo in banca, io sono andata, ho fatto il colloquio, mi avevano detto va bene, comincia, io sono andata lunedì, ho fatto mezz'ora e me ne sono andata. Quindi io in questo caso, cioè, ho potuto scegliere, non so se ho fatto bene o male, so che ho fatto bene perché io poi ho provato effettivamente a fare la precaria, però precaria privilegiata. Però tieni conto che negli anni 80, quando appunto io ho finito la scuola, le superiori nell'82, poi ho fatto l'università fino all'88, diciamo così che negli anni 90 si poteva ancora scegliere il lavoro. E quindi diciamo così che poi avendo l'appoggio della famiglia e il fatto di aver trovato diciamo, una mia strada, no, nel mondo della comunicazione e dell'informazione, anche se ero precaria, effettivamente sono riuscita a farlo. Adesso non è più possibile. Cioè se io adesso che sono comunque lo stesso, in ogni caso una freelance che però ha un altro tipo di lavoro che comunque mi dà un grande supporto. Economico, no? Naturalmente, io come cinquantenne, ma tutte le donne cinquantenni non possono decidere di fare un lavoro precario perché non è più possibile, perché se perdi lavoro, se non lavori, sei veramente alle soglie della povertà. Quindi in questo senso i giovani, la gioventù è bella, come si dice, perché ti dà la possibilità di scegliere e di provare la tua strada, però devi anche avere delle basi, le basi io le ho trovate nella mia famiglia naturalmente, perché senza di quella non avrei mai potuto fare quello che ho fatto, cioè dal punto di vista sia economico che di lavoro su me stessa, è stato veramente fondamentale avere questo supporto che se manca è la fine. Tu, come hai scritto nel libro, dal 1985 al 91 hai lavorato come giornalista freelance presso l'Unità. Raccontaci Sì. la tua esperienza e faccio un tuo paragone fra la vecchia Unità, dove ci sei stata anche tu, e la nuova Unità, quella di oggi rinata il mese scorso. guarda, è complicatissima, questo passaggio è complicatissimo perché io appunto ero andata con tutta quella che è dicevo prima, l'entusiasmo, no? Della giovinezza, del fatto che comunque io sono andata a fare la collaboratrice, comunque la freelance all'Unità quando c'era la grande redazione che era andare sui testi a Milano, che era un palazzo, però l'Unità del tempo era legata a un partito che c'era, era enorme, era il più grande partito comunista d'Europa. E quindi io avevo un grande supporto anche dal punto di vista politico, della conoscenza politica e ho avuto veramente una grande possibilità di imparare, no? Anche se effettivamente era molto difficile in ogni caso, perché tieni conto che l'unità è l'unità, cioè ai tempi veramente poterci scrivere un articolo per me è sempre stato un grande onore, cioè, anche se non mi davano una lira io comunque ci andavo lo stesso volentieri. Adesso il nuovo progetto di questa unità non è come quello di prima perché non è più legata a un partito, adesso hanno cercato di tenere in piedi un progetto per cui non ci sono più giornalisti che c'erano prima, cioè sono andati via, molti sono stati lasciati a casa, cioè ci sono stati anche molti anni di lotte, no, di questi giornalisti perché volevano assolutamente tenere in piedi questo grande progetto che tra l'altro il giornale è stato fondato da Antonio Gramsci, mica da Baobao. Cioè, quindi pensare adesso che questa unità, l'unità non è più quella.
Io ci penso, nel senso che sì, lo leggo volentieri, vado a vedere, però adesso se è legato a questo partito, cioè al PD, io non mi vedo lì dentro, cioè perché io mi vedo appunto diciottenne, ventenne, venticinquenne, quando andavo in Viale Fulvio Testi e questo giornale mi ricordava i racconti appunto che poi mi ha fatto nel tempo un grande che ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere, che era Giovanni Pesce, che appunto lui è stato un partigiano, per cui l'unità per me ha sempre avuto un valore di principio morale e politico. Adesso è un'altra storia. Ti parli adesso della tua esperienza a Cuba? Guarda, questo è diciamo che è un punto bellissimo, nel senso che appunto, come dicevo prima, se si ha il privilegio di fare un lavoro che piace e che viene valorizzato, i miei insomma 10 viaggi a Cuba come fotoreporter freelance mi hanno veramente dato tantissimo, perché io ho potuto andare in questa meravigliosa terra nei momenti in cui c'era una grande voglia ancora di parlare di rivoluzione cubana, poi insomma sono stata molto legata alla rivoluzione cubana, alle persone, a chi ci abitava e al concetto proprio di rivoluzione cubana, e come dicevo all'inizio, con questa figura nell'aria come stella nel cielo che era Ernesto Che Guevara, no? Il comandante argentino che però è entrato appunto a Cuba con Fidel Castro per liberarla dagli Stati Uniti, no? Dagli USA. E quindi diciamo che sono stati molto importanti quegli anni in cui facevo appunto le foto, i reportage e i servizi su Cuba, perché mi hanno dato modo di conoscere una terra tanto meravigliosa, ma poi soprattutto le persone, perché io poi ancora adesso, scrivendo di persone, la cosa che mi piace di più è incontrare, ascoltare e scrivere di persone, non tanto di paesaggi, perché si sa che Cuba è bellissima, ma anche la Sardegna è bellissima, è eccezionale. Però le persone che ho incontrato lì, quando poi prendi l'aereo e te ne vai, insomma, lasci il cuore. C'è da dire anche questa cosa. Quando si andava a Cuba prima, c'era appunto sempre questo supporto un po' di principi, valori, la politica. Cioè io andavo sempre a fare poi gli incontri politici nelle varie città, no, di Cuba, e andavo sempre con delegazioni a portare anche magari gli aiuti, perché poi si facevano anche i viaggi per portare degli aiuti, no, viaggi umanitari, però loro non hanno bisogno di niente alla fine, perché loro sono riusciti a mantenere quest'isola piccolina a pochissimi chilometri di distanza da Miami, quindi dal colosso imperialista americano, sono riusciti a vivere in questi 60 anni di embargo, no? Quindi di divieto di portare la merce, no? A Cuba, sono riusciti ad avere però ad esempio la scuola gratuita per tutti, la casa per tutti. È vero che le contraddizioni sono forti, però è anche vero che loro sono riusciti a mantenere un popolo e una dignità che noi ci possiamo scordare in molti casi. Quindi diciamo che Cuba è un simbolo. Adesso sai benissimo che c'è stata diciamo così, che Obama finalmente è riuscito a far togliere l'embargo, no, a Cuba, quindi finalmente sono state aperte l'ambasciata americana e cubana, e sicuramente cambierà qualcosa, ci sarà più libertà, tra virgolette, però almeno il fascino che aveva negli anni, quando sono stata io appunto nella gioventù, diciamo così, credo che piano piano si perderà, non so come dirla, cioè Cuba rimane sempre un luogo eccezionale, però quello che trasmetteva prima, no, la voglia di libertà, la voglia di lotta, adesso sarà un'altra cosa, un altro mondo, anche quello, perché comunque tutto si evolve, si trasforma. Nel libro c'è un numero molto importante, 50, i 50 anni dalla scomparsa di Marilyn. I tuoi 50 anni portati benissimo, sì. I 50 anni di matrimonio dei tuoi genitori, ma per te sì. Che responsabilità c'è o ci può essere dietro a questi 50 anni?
E questa è una bella domanda, cioè, come dicevo prima, insomma, 50 anni sono un bel giro di boa. Cioè, io tra l'altro, pensando appunto a me, perché io poi alla fine è vero che parlo sempre degli altri, adesso mi dai questa possibilità di parlare anche un po' di me finalmente, e devo dire che i 50 sono importanti anche perché io 10 anni fa ho avuto Francesco, il mio bimbo, quindi io ho deciso, appunto, ho scelto di fare comunque un figlio a 40 anni, che già era, diciamo così, è un'età in cui molte donne non pensano più di fare bambini, e perché appunto sono sempre stata in giro, presa per tante cose, non avevo pensato minimamente di fare un bambino. Quindi poi ho scelto comunque di tenerlo, cioè di andare avanti, anche se ero precaria, anche se non sapevo come andavo a finire l'anno dopo, se avevo un lavoro, se cioè tante cose, no? Però i 50 anni, come dicevo prima, sono un po' un giro di boa e sono un po' per tante donne capire quello che hai davanti, pensando però che non hai tanto più davanti, facciamo le corna, però nel senso che hai molto più indietro che davanti, però sono un bilancio, no? Quindi io, come vedi, e come ormai appunto dicevi prima, ci conosciamo, tutto quello che scrivo e che dico lo faccio in positivo, cioè anche le donne che racconto nel libro, Le donne acqua nel deserto, le racconto in positivo anche se hanno subito delle violenze, ma perché bisogna dare speranza alle donne, quindi che siano quindicenni, ventenni o cinquantenni, se non c'è la positività del racconto e del futuro, non si può andare avanti. Quindi noi siamo qua, siamo in questa terra, siamo in questa vita, cerchiamo di perlomeno di lanciare dei messaggi positivi. Cioè io veramente quest'anno mi sono resa conto che, avendo scritto un libro di donne vive, che sono uscite dalle storie in positivo, quindi si sono ribellate e hanno denunciato, io quest'anno non sono andata in televisione, ad esempio. Perché? Perché non sono andata a raccontare storie di morti. E questo è abbastanza emblematico, se ci pensi, perché io finché andavo ed ero invitata a parlare di femminicidi e donne uccise, violentate, che però comunque sono finite in un certo modo, cioè se non davi il simbolo di speranza, per quel tipo di trasmissioni o di TV andava bene, perché comunque fanno audience. Se tu invece racconti il positivo e dici no, queste donne ce l'hanno fatta, sono qua e mi stanno raccontando la vita, non fai audience. E questo è molto emblematico, eh? Ed è invece, secondo me, bisogna ribaltare questo messaggio e dire alle donne che devono parlare, farsi sentire, ma da vive, non da morte. Concludo con un'ultima domanda. Nel libro hai riportato le seguenti parole di Massimo Troisi. La ricchezza dei poveri è rappresentata dai loro figli, quella dei ricchi dai loro genitori. Cosa voleva intendere lui e come ne interpreti tu questa parola? Ma guarda, diciamo che il concetto è un po' astratto, però è importante, perché la ricchezza delle persone sono le persone, cioè non contano i soldi, no? Contano invece gli esseri umani, quello che ti danno, che ti dà la vita, che ti fa proseguire, sono i sentimenti, no? Quindi non sono, diciamo così, le cose materiali. Quindi tieni conto che da sempre il proletariato, appunto si dice proprio così, perché il proletariato erano la società appunto contadina che faceva figli per creare la propria ricchezza, no? Quindi il lavoro, cioè nei campi le famiglie numerose mandavano i figli a lavorare, no? Quindi quella era la ricchezza, cioè la ricchezza delle famiglie povere era appunto avere tanta prole, no? Qui la parola proletariato, tanti bambini. E io la vedo non soltanto come fonte di ricchezza economica, naturalmente, avere tanti bambini, la vedo molto di più appunto come ricchezza sociale, come ricchezza personale. E è evidente che chi è ricco invece ha dei genitori ricchi, quindi è logico che la loro ricchezza è basata su quello che hanno. Non è che ce l'ho con i ricchi, non è questo il concetto, non mi interessa. Non mi interessa, perché comunque, cioè, se uno ha la fortuna di avere dei soldi, chi se ne frega, beato lui, insomma. Però
il concetto, siccome l'ha espresso molto bene Massimo Troisi, lo volevo riprendere. Concludiamo come abbiamo iniziato. Quali sono le tue prossime tappe per la presentazione del tuo ultimo libro, Le donne acqua nel deserto? Allora, diciamo che appunto adesso, avendo chiuso questo ciclo estivo, no, perché comunque è iniziato da marzo fino a adesso, fino alla fine di agosto, diciamo così che ho finito proprio l'ultimo giorno di luglio con la presentazione, un'altra presentazione a Milano, poi ne farò, ne ho fatta una tra l'altro settimana scorsa, perché ne ho fatta una il primo agosto, che è stato un sabato, sempre a Milano, in un locale di Milano, all'Idroscalo per essere precisa, e poi naturalmente si passa a settembre. A settembre ci sarà un grosso evento che farò il 12 di settembre a Travedona Monate, in provincia di Varese, dove parteciperà anche il giudice Roia, che ha già fatto con me un'altra iniziativa molto bella e importante al Tribunale di Milano, sempre sulla violenza sulle donne, e per poi andare avanti a presentarlo ancora in ambiti dove mi stanno chiamando. Sono stata a Oristano, è andata molto bene, insomma, poi queste cose sono belle perché non soltanto presento il libro, ma perché poi conosco delle persone, le persone fanno aprire un mondo, no? Cioè, si apre una rete di conoscenza e di possibili appunto incontri futuri, non soltanto per parlare del libro, ma veramente per creare una rete di persone belle. Allora, io ti ringrazio per aver parlato del tuo libro di Merlin, di aver parlato Grazie. Di lei e della sua femminilità con la F maiuscola, e io ti darei appuntamento sia a te che a chi ci sta ascoltando a ottobre con Mimosi Time e con Vero News Politica con Mattia Ferria, e soprattutto Grazie. Con la nostra voglia di fare sempre, assolutamente, a noi sì, sempre non ci abbatte fare. Nessuno non ci abbatte, non ci ammazza nessuno, quindi la passione e la determinazione sempre avanti. Quindi mi fa piacere aver fatto questa puntata speciale appunto di Mimosi Time con te, perché ho capito appunto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda e la sensibilità è molto rara, appunto dicevo prima, negli esseri purtroppo umani di questa società, per quanto riguarda sia il futuro delle donne, no? Quindi su questo tipo di comportamento, però è bello aver fatto questa puntata pensando a un personaggio che comunque qualcosa lascia. Quindi, la scusa, diciamo così, di parlare di lei, però ci ha fatto entrare veramente in argomenti che magari sono talmente, sembrano quasi normali, no? Però invece è stato molto bello l'accostamento, quindi ringrazio te e naturalmente a risentirci a tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima e sigla! Credo che tutto accada per una ragione. Le persone cambiano perché tu possa imparare a lasciarle andare via. Le cose vanno male perché tu le possa apprezzare quando invece vanno bene. Credi alle bugie perché poi imparerai a non fidarti di nessuno, tranne che di te stessa. E qualche volta le cose buone vanno in pezzi perché cose migliori possano accadere. Marilyn Monroe.